Avevamo visto il mondo, le grandi città, le metropoli, poi Milano, che dove eravamo da qualche anno, e sì, eravamo stancati, volevamo cambiare vita, la natura. E quindi lui calabrese mi porta qui e dice voglio fare qualcosa, non era un'idea poco chiara, uno studio, non era ancora preciso. E qui, man mano, 50 anni, pezzo per pezzo, è cresciuto questo Musaba. Questo è un laboratorio vivo, qui si continua a creare, a fare. Il Musaba è anche diventato nel tempo una scuola per giovani architetti. Ma non solo giovani architetti, una scuola in generale, cioè volontari internazionali che vogliono venire a darci una mano, studenti di varie facoltà, non ha importanza, non devono essere necessariamente architetti, no, gente che hanno voglia di fare, professionisti. Ho combattuto i vari sistemi, diciamo, negativi, che hanno tentato di toglierci di mezzo, di disturbare, di non fare, eccetera. E li abbiamo superati. Eppure entrando è palese la mancanza di finanziamenti. Si legge non c'è futuro per una regione che non sa riconoscere i meriti di un grande artista. È così, no? Abbiamo visto qualche contributo in 50 anni, insomma, pochi soldi, pochissimi, niente. Ora che lui ha la sua età e io pure, ho insistito presso il presidente Oliverio e di darci una mano, perché finché quest'uomo ce la fa sarebbe giusto premiarlo. Credo che il Presidente l'abbia capito e pare che si danno da fare. È lo stesso l'Ente Park d'Aspromonte che da tempo abbiamo le convenzioni, loro sono molto più attivi, hanno dato una mano parecchio. In particolare per Adesso sì, il discorso dell'opera del Sogno di Giacobbe, che è a rischio, quindi dobbiamo assolutamente, ora iniziamo, anche domani per dire, tempo permettendo, a rifare la copertura. I calabresi pensano troppo al passato, noi siamo il presente e il futuro, bisogna pensare al futuro, come dico, i giovani devono attivarsi, inventare o reinventare il lavoro. Ho messo in piedi una squadra di giovani, ma giovani che sono attivi in sito, non è che sta lontano e fa, no, deve essere qua presente. I calabresi all'inizio non esistevano, qualcuno locale all'inizio per spostare le pietre proprio i primissimi anni erano attivi, venivano a darci una mano gratuitamente, si mangiava un pollo arrostito e finiva là, insomma, ed era anche molto divertente. Poi un po' alla volta sono un po' spariti perché è cambiata un po' la mentalità, no? E quindi abbiamo puntare più sul volontario internazionale. Poi adesso comincia anche l'Università Calabro a muoversi, vediamo se riusciamo a incanalarla bene. Ma la Calabria è una terra fantastica, c'è tutto, no? A parte il clima, eccetera, la gente è cordiale, insomma, va bene. Però devono capire che il turista, diciamo, culturale o paesaggistico, questa è la Calabria, no? Il mare, ok, c'è pure, però primavera, autunno bisogna puntare su quel tipo di turismo, di visitatori che vogliono una terra vergine, non vogliono questi luoghi turistici di massa, non gli interessa. Quindi questa è la futura della Calabria, secondo me. Che il sindaco di Reggio Falco Mattà ha chiesto a Spadaro di fare un progetto per Reggio, città metropolitana, e quindi abbiamo proposto di fare altri due guerrieri, uno sotto il museo, un altro qui collegandoci Locride e Reggio, e altri 12 metri, molto colorata, molto dinamica, insomma, sarebbe una bella pubblicità per Reggio. Il progetto è di realizzare la struttura intorno alla parte storica,
per poter ospitare la collezione, che sono più di 1000 opere contro le Calabrie dagli anni 40 ad oggi, le guerre, la pace, la fame, alluvioni, insomma è una collezione molto importante per la Calabria, che deve stare insieme, non può essere diviso. E quindi ho fatto una minaccia abbastanza chiara pubblicamente: se realizza queste strutture, museale o per ospitare queste collezioni, se no la collezione va ad Amsterdam, se ne va. Nick è un genio, sa fare tutto. Nick non ha studiato perché è sordo, quindi scuole, università, niente. È un autodidatto, ha fatto tutto da solo, imparando, girando il mondo. A Parigi ho conosciuto tantissimi personaggi, insomma, frequentavo Le Corbusier, insomma, è uno che riusciva a comunicare con i grandi. È sempre, e questa è la strada su fortuna. C'era qua Mogol l'altro giorno e dice: arte, grande arte, ma molto impegno. Questo è, perché grande arte senza impegno non serve a moltissimo. Vedo tutto per immagini, per colori, come un sogno. La vita è continua, all'infinito, per miliardi e miliardi di anni, così come lo vuole l'Onnipotente. Sì, la risolve di esprimersi spontaneamente, senza pensare a venire, perché il presente è sempre vivo, all'infinito. Girando il mondo, dagli Stati Uniti, a Londra, a Parigi, a Mosca, in Medio Oriente, non ho trovato niente a nuovo, però dappertutto ho scoperto che c'è un'identità, una maggiore identità italo-romana nell'arte, nella cultura italo-romana. Allora se la Giacca apre questo, è partito da Calabria con una Pitagora, perché la Calabria si chiamava Italia e noi siamo stati oggi di fronte alla cultura e tutto il Mediterraneo. E per questo sono voluto ritornare a mia terra, perché è più importante di tutte le cose visitate nel mondo. Avevo scelto Giacobbe perché mi sento più vicino alla sua storia, perché lui ha avuto la benedizione da parte che si aspettava a Esau. A Esau si voleva vendicare, per questo lui è fuggito. Aveva incontrato due donne, Rebecca e Lia, che ha sposato. Anche io avevo avuto due donne, una russa e una olandese, come ci avevo qui. Spazio. Now, whoa.